Benvenuti cari fratelli e care sorelle in questo giorno di festa, benvenuti a voi che siete qui in presenza e benvenuti a tutti coloro che con il cuore sono uniti a noi in questa celebrazione. A voi tutti, piccoli e grandi, il mio saluto fraterno, la mia viva gioia che voglio che arrivi al vostro cuore per poter essere partecipi della beatitudine che il Signore oggi ci vuole far vivere. Beati voi che siete saliti su questo Monte Santo, che anche voi siete saliti su questa montagna per essere ammaestrati dallo Spirito Santo che è sceso dal cielo per poter portare la sua parola e la sua beatitudine a tutti coloro che sono afflitti, a tutti coloro che sono perseguitati, a tutti coloro che non sono capiti in questo mondo, a tutti coloro che vogliono e hanno offerto la propria vita per amore del Signore, per amore di questo luogo santo, dove il Signore è tornato per poter portare alla vita tanti che erano in cerca della via, della verità e della vita, della vera vita, in un mondo che ha smarrito la via, che non è più capace di rimanere ancorato ad una sola verità assoluta, dove ognuno cerca la propria e di conseguenza tanti non riescono più a trovare il vero senso della vita e si perdono. Ecco che Gesù qui è tornato per radunare le proprie pecorelle sotto un unico pastore, affinché tanti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. In questo giorno di festa dove celebriamo la festa del Sì Eterno che la fanciulla di Dio ha donato in questo giorno al suo Gesù. Così come aveva proferito il suo sì in quel 15 maggio, primo sì, festa delle nozze col cielo, ecco che la sua vita è stato un continuo sì alla volontà del Signore. Fai di me quel che piace a te. E ha ripetuto quel sì giorno dopo giorno, fino ad arrivare a quel 5 luglio dove nuovamente, eternamente, ha sigillato quel sì offrendosi per l'eternità. Ed ecco che da quel sì nuovamente il Padre ha potuto portare il cielo ancora più vicino ai suoi figli per far vivere loro ancor più il cielo, che nella nuova Gerusalemme si manifesta. Ecco questa festa che vogliamo vivere con piena consapevolezza per poter ringraziare pienamente il cuore di questa fanciulla che così come ci ha guidato prima, continua ora dal cielo a guidare chi a lei si affida, chi vuole continuamente tenere stretta quella mano che ha guidato tanti in terra e che continua a guidare coloro che a lei si affidano in questa unione santa tra terra e cielo. Ecco la vera beatitudine, fare la volontà del Signore. Questo è ciò che conta, fratelli cari, così come abbiamo ascoltato in quella recente rivelazione che la Madre Chiesa ha voluto donare a tutti quanti i suoi figli, la rivelazione dell'altare privilegiato eterno per l'unione ipostatica, un trattato di vera teologia, dove ben si comprende che cosa ci chiede il Signore, che cosa ci chiede il Padre Santo, portandoci l'esempio di Maria. Maria Santissima è stata grande come madre mia, dice Gesù, ma più grande per aver fatto la volontà di Dio. Ecco la vera grandezza in che cosa consiste. Ecco la grandezza di Maria Santissima ed ecco la grandezza di quest'altra Maria, Santa, Santissima, che ha fatto altrettanto. Ha fatto fino in fondo la volontà di Dio, senza mai girarsi indietro. Ha messo mano all'aratro e ha rotto ogni zolla che si è presentata di fronte al suo cammino, seminando il terreno per tutti coloro che qui arrivando hanno voluto essere chiamati figli, facendo rinascere l'amore per il figlio nel cuore di tanti. Ecco fare la volontà di Dio che cosa significa. E quindi ecco che veri fratelli miei, dice ancora Gesù, sono coloro che compiono la mia volontà e sono uniti a me, mediante i vincoli dell'amore e della grazia,
che è partecipazione alla mia natura divina e li rende perciò figli miei. Maria Giuseppina è colei che veramente per grazia ha partecipato alla natura divina. Per grazia, per amore e per volontà. Per grazia divina, perché conosciuta da sempre da Dio, perché è stata prescelta, predestinata, per poi essere glorificata. Così come ci insegna San Paolo nella lettera ai Romani. Noi sappiamo bene che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati, dice l'Apostolo delle genti. Ebbene, quindi Maria Giuseppina, conosciuta da sempre, quindi già presente nel cuore e nella mente del Padre, così come Gesù ci ha confermato in quella grande rivelazione che oggi nuovamente ascolteremo del non sei mai sola, nella quale Gesù dice: ti conosco da sempre e tu sei in comunione con me da quando ti ho creato. È indubbio che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo le abbiano conferito una grazia particolare in un'unione totale tra la divinità e l'umanità. Dice ancora Gesù in questa rivelazione: non la Santissima Trinità da una parte e l'umanità dall'altra, ma il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e tu. Per amore, mi ha amato come mi ha amato mia madre, dice Gesù nella rivelazione in cui parla del suo ritorno. Ecco allora che io mi rifaccio bambino, vengo qui in questo luogo sperduto per nascere di nuovo nel cuore di una bimba che mi ha amato come mi ha amato mia madre. Quindi Gesù porta e paragona l'amore di Maria Santissima all'amore di Maria Giuseppina. Ma noi sappiamo che non vi è un amore uguale a quello di Maria Santissima. L'amore di Maria è unico, sublime, inimitabile, inarrivabile. Quindi solo a Maria può amare il Signore come se stessa. 3. Per volontà. Maria Giuseppina è stata perfetta nel vincere il peccato, avendo manifestato una volontà continua di non peccare mai, e per volontà è riuscita a non peccare mai, a rimanere pura, a far sì che il suo cuore rimanesse senza macchia. Ecco dove sta la sua grandezza. Ha vinto schiacciando il nemico e tutto ciò che è peccato e tutto ciò che è mondo. Morta al mondo e al peccato per vivere e far vivere tutti, rivivere, rinascere dall'alto in Cristo, con Cristo e per Cristo, affinché tutti potessero essere viventi in Cristo Signore, lasciando un mondo di morenti, biologicamente vivi, ma morti dentro. Lascia che vada a salutare i miei, permettimelo, lascia che i morti seppelliscano i morti, vieni figlio e vivi. E tutti coloro che hanno preso la sua mano sono tornati alla vita. Perché così ha voluto il Padre, così ha voluto il Figlio, e così ha voluto lo Spirito Santo, e così ha voluto Maria Santissima.
che nella rivelazione del ritorno di Gesù ha ben fatto comprendere questa unione inscindibile che la lega a quest'altra donna. Avendo ella dal cielo affidato tutti i suoi figli sulla terra a quest'altra donna. Io sarò sempre accanto ai figli che si affidano al mio nome, dice Maria, al volere del Padre e alla tua guida terrena, perché nel momento stesso in cui questi figli prendono la tua mano hanno già intrapreso la strada che porta al cuore del Padre. Quindi Maria Santissima si è affidata e ha affidato i suoi figli a Maria Giuseppina, affinché in questi ultimi tempi i figli prendessero la sua mano per poter intraprendere l'itinerario che li avrebbe condotti nel cuore del Padre. Quindi, questo ci fa comprendere che per rimanere innestati in Maria, con Maria e per Maria, in questi ultimi tempi avremmo dovuto prendere la mano di questa Maria che ci avrebbe portati a Gesù che è salvezza. E quindi in questi ultimi tempi per giungere a colui che è salvezza è necessario affidarsi al cuore immacolato di Maria, affidarsi al volere del Padre e affidarsi alla guida terrena di questa fanciulla. E se Maria ci ha affidati a Maria Giuseppina, invitandoci a prendere la sua mano per giungere al cuore del Padre, e se il volere del Padre è che si creda nel Figlio, che nuovamente è inviato in questa terra d'amore per dare compimento alle sue promesse, ecco che tutti coloro che vogliono salvarsi in questi ultimi tempi devono necessariamente vivere e abbracciare il mistero della Nuova Gerusalemme, che è scritto nel libro della Rivelazione e che il Padre compie e attua in questa terra d'amore. È necessario, è una condizione necessaria, perché è il volere del Padre. Ecco l'invito che questa fanciulla ha rivolto ininterrottamente per tutta la sua vita a tutti coloro che nel tempo e per tempo sono giunti. Ed ecco perché noi, suoi figli, sentiamo forte l'urgenza di rivolgere a nostra volta questo invito a tutti coloro che il Padre ci farà incontrare lungo il nostro cammino. Questo è amore, questo è il vero amore di chi si dona per amore, avendo a cuore la cosa più importante per tutti, la salvezza eterna. Questo è il volere divino che ci viene chiesto e che rivive e che ci è stato lasciato come testamento da questa fanciulla. Tutto è scritto, tutto si vive e di conseguenza tutto si comprende. Il Padre ha prescelto questa fanciulla perché suo figlio potesse rinascere nel suo cuore, così come è scritto, e di conseguenza potersi manifestare, e di conseguenza poter manifestare la nuova Gerusalemme, realtà metafisica, quindi concreta, viva, non un'idea, affinché tutti potessero vivere il regno già su questa terra, per il compimento delle promesse finali. Questo ha fatto e questo ha annunciato per tutta la sua vita, questa donna, che è un mistero d'amore. Così come più volte mi confidò, sono un mistero a me stessa. Noi oggi insieme la ringraziamo per tutto quello che ci ha donato. La ringraziamo per quella mano che mai ci ha negato prima e che mai negherà ora a tutti coloro che con il cuore la chiamano e la chiameranno, affinché pronta dal cielo la sua mano possa toccare il cuore di ciascuno di noi e poter continuare per chi l'ha iniziato, intraprendere per chi ancora lo deve cominciare quel viaggio che ci porterà tutti ad essere innestati e viventi nel cuore di colui che è Padre, che sempre più si manifesterà affinché tutti abbiano la vita e l'abbiano per l'eternità. Grazie, Madre Santa,
Ad una sola voce, ad un sol cuore, oggi sale a te la nostra preghiera, il nostro ringraziamento per tutto quello che ci hai donato. Siamo tutti tuoi figli di adozione e a te continuamente ci affidiamo affinché Gesù possa donare la sua grazia a tutti coloro che lo cercano, a tutti coloro che lo invocano, a tutti coloro che lo chiamano, affinché in te, con te e per te, tutti coloro che vogliono vivere e non più sopravvivere, venendo qui alla tua culla santa, possano incontrare e riconoscere il suo vero volto e contemplarlo per l'eternità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E così sia.